Mondo, buongiorno. Ieri abbiamo pulito il condizionatore, oggi vado a pulire i pannelli solari che Jessica ieri mi ha detto di tutto, però mi ha detto, cavolo, eri già su a fare il condizionatore, potevi fare i pannelli. Però non c'avevo lo spirito giusto, quindi quando non si ha lo spirito giusto non fare certe cose. Jessica ora gli è venuto lo spirito giusto di ripulire la gabbia di Pippo, la sta pulendo perché è un cocino maiale. L'abbiamo finita 2 giorni fa. Facendo anche più caldo e tutto. Puzza anche di più, quindi bisogna farla molto più spesso che d'inverno. Vedi, noi abbiamo il cane, il gatto, poi abbiamo il pappagallo. Ah no, scusate, questo è il cane. Questo è il pappagallo che fa anche il gatto e il cane. No, abbiamo diversi animali. C'è lo scimpanzé. Scimpanzé, questo è il, come si Il chiama? bradipo. Bradipo. Ce n'abbiamo anche un altro di Bradipo a Savona, che è l'altro figlio. E tu? E io sono la mamma orso. Ah, pensavo la leonessa. No, no, la Grrr. mamma orso, che ne so. Vabbè, dai, iniziamo la giornata. Io vado sul tetto a pulire i pannelli, Jessica pulisce la gabbia, facciamo un po' di creatività anche oggi. Ci siamo svegliati qua in fronte al mare dove eravamo ieri, che siamo andati a spiaggia. Magari anche oggi, visto che stiamo qua fermi, ci facciamo un altro bagnetto. Pannelli lavati, pausa caffè fatta. Abbiamo messo l'oscurante avanti perché sta iniziando a far caldo. Abbiamo chiuso tutto, acceso l'aria condizionata. Però purtroppo magari andiamo a farci 2 passi in spiaggia a bagnarci i piedi, ma Jessica è nella settimana no. No, costipata è quando vai in bagno. È nella settimana no, quindi non può fare il bagno. E niente, vabbè, anche ieri che poteva fare il bagno non l'ha fatto, non è che però. Non è vero, mi sono stata seduta in riva al mare E facciamo un Mar Rosso. con le bagni, con le gambe a E puoi bagno. fare la stessa cosa. Oggi posso solo camminare. Cammin, cammin, i cammin che fumano. Però prima finiamo di fare un po' di lavoretti perché ci dobbiamo mettere in tabella di marcia. E mentre Jessica è tutta la mattina che lavora, io sto preparando un bello spaghettino ai frutti di mare con Pippo alla bella vista. Ora ce li mangiamo perché ho già scavato la pasta e manca poco a tirarla giù. Impiattamento fatto, ora mangiamo. Che dite? Sono promosso? Eh? Chef, che dici? Ok, La provo e poi ti so dire se è buona. allora, se ci sediamo e la mangiamo, già che è calda. Va bene, buon appetito. Sentiamo il giudice che sta provando cosa. Buona, un po' povera di pesce. Costa il pesce, Ah, ok. Allora è buonissima. eh? Poi comunque ce n'è ancora nella pentola se vuoi di pesce. Pippo anche la sta gradendo. Non puoi mangiarla tu questa, monnello. Me la ruba dalla bocca. Che monnello. E il Basta. bro cosa dice? Buona? Il capo cosa dice? Buona? Top number one. Ora gelatino e dopo magari ce ne masreare un po' sulla spiaggia a bagnarci i piedi. E anche oggi giornata tranquilla. Allora, dopo pranzo, un po' di siesta, ora che si sta abbassando un po' il sole, con Jessica ci andiamo a fare una passeggiatina. Cristian ha voluto rimanere in camper. Così vi facciamo vedere anche un po' il lungomare laggiù. Perché tra l'altro ieri sera che abbiamo fatto 2 passi là dietro, tanto per cambiare, abbiamo visto che c'è una trattoria. Quindi ora c'è. Trattoria, scusa. L'hai storpiato. Vabbè, una trattoria con doppia T. E così per curiosità andiamo a vedere un po' com'è, perché ieri sera era pieno di gente, il profumo era buono, quindi magari vediamo. Questa è tutta la passeggiatina, lì c'è il porticciolo che ti affittano, mi sembra, i gommoni. Bello quel catamarano. Quel catamarano là verde l'ho parcheggiato io, che dopo vado a farmi il giro della Maddalena, e ora l'ho lasciato lì parcheggiato all'autogrill, che stanno cambiando È le gomme. differente, vero? Sono sempre differenti, è verde. E qui penso che affittino i gommoni se uno vuol fare l'escursione alla Maddalena. Guardate com'è bella limpida l'acqua, nonostante siamo in una zona un po' porticciolosa di porto. Qualche festa. Qualche sagra, qualcosa, veniamo a mangiare. Cosa fanno? C'è da mangiare? Noi ci siamo. Il ritorno lo facciamo in bagnomaria, con i piedi a bagno, almeno ci rinfreschiamo.
il lungomare è già finito, stiamo già tornando indietro, magari proviamo a fare un pezzettino dalla parte di là a vedere che cosa c'è. E... ma fa ancora caldo. È che fa caldo, però era per fare qualcosa, per non stare aggregati fermi lì in campo, perché ti annoi. Siamo quasi all'ora di cena, un po' disperati stasera su cosa preparare a cena. Faccio questo con la salsiccia di... E stiamo decidendo, non si sa cosa fare stasera, perché inizia il caldo, non è che hai tanta fame, però poi se non mangi, se mangi poco, poi dopo un'ora hai fame, sono quelle cose, non sai cosa andiamo fare. In trattoria, andiamo in trattoria. Buona cena, alla fine ci siamo fatti, Jessica ci ha fatto a me e Christian un mezzo hamburger con la salsiccia, Jessica si è fatta un pezzo di salsiccia normale. Buono, faccio il mio. La salsiccia non è che sia un granché, eh? No? No, per niente. È un po' di insalatina e il piccione arriva. Hai fatto pure la rima. Dimenticavo che a momento che andavamo a mangiare in trattoria, ma alla fine Jessica, siccome è ligure... Ma no, c'avevo da far andare la roba, la salsiccia. La roba lì. Sì, c'avevo da far andare la roba, se no mi andava male. Andiamo un'altra volta, non è che... anche se ci prendo gusto andare a mangiare fuori, però se ho della roba da far andare preferisco fare... ah, ok. Andare la roba e non buttarla. Ora si è messa a fare un po' di siesta, però ora andiamo a fare una passeggiata. Sono stanca. E bisogna andare a fare la passeggiata però, perché non abbiamo fatto niente, mi deve mettere anche il cammino. È per quello, perché non abbiamo fatto niente, sono sì, ancora più demolita, distrutta. Vabbè. Andiamo a fare la passeggiata. Andiamo a fare due passi. Non posso portarvi con noi perché c'è buio e con queste telecamere non si vede niente. Quindi. Bisogna che facciamo una reclamazione. Sì, che mettano un faro che si accende di notte. No, qualcosa potrebbero inventarsi, tipo il flash del cellulare. Però è per la batteria, le dimensioni. Sono piccole e compatte. Se qualcuno ci sente delle fotocamere. Quindi niente, ci vediamo domani, perché noi facciamo la passeggiata, andiamo in branda, quindi al prossimo episodio. Oggi giornata in movimento, colazione, camper resettato, dobbiamo tornare verso Sassari per vedere se è arrivato, cioè ieri ho chiamato che mi dovevano consegnare un pacco, però ho fatto un fermo deposito, vediamo se mi danno la conferma di andarmela a ritirare, e un altro che era in transito, vediamo se per caso c'è anche quello, così prendiamo due piccioni con una fava. Ora caffettino, diamo buongiorno. Buongiorno dal secondo. Secondo caffettino per mettersi in bolla, il bro qua dorme. Mister Pippo. Oh amore, che carino, che bravo. Però ora hai rotto le scatolette a dire sempre le stesse cose, eh? Devi imparare qualche parola nuova. Il cane lo sappiamo che lo sai fare. Ma parolacce, grazie. Ti guarda. Cosa vuoi? Non è che adesso perché vuoi la mandorlina mi devi fare il cane e gatto, eh? Perché hai associato che gli diamo la mandorlina. Quando fa il cagnolino e il gattino. Sei furbo, va? Mi faccia la cavolo che ha. Invece Bernice oggi ha confermato lo sciopero della fame. È a dieta, l'ha detto. C'ha le crocchette qua, le guarda, ma non ha voglia di andare a mangiare. Cioè, ma ce ne rendiamo conto di che cane abbiamo? Guarda come è seduta. Amore, sono buone le crocchettine, sono quelle nuove. Perché 79 pensa... euro di crocchette. Sarà lì, sono quelle lì vecchie. È da 20 minuti che sarà lì seduta che guarda. Che monella. Vieni a fare la pappona? Ta, vieni. Guarda qua che buona questa pappona, sono quelle nuove che ti piacciono, dai. Dai. Sono quelle nuove, amore, dai. Niente, ci vediamo tra 3-4 ore, forse la mangiate. Abbiamo messo in moto, tutto regolare, 130 km, direzione Sassari. Tappa, il pacco devo ritirarlo oggi pomeriggio alle 3 perché ormai era partito il furgone con il pacco sopra, però... già che vado là mi cerco di risolvere altre questioni, nel senso anche con SDA che aspettavo un altro pacco, cosa riesco a fare. Cerchiamo di risolvere queste due situazioni. Navigatore impostato. Vamos!
Siamo arrivati dall'SDA, però i pacchi ancora non risultano con la codificazione, quindi niente. Ora andiamo a fare un po' di spesa e mangiamo che pranzo. Speriamo in bene, incrociate le dita per noi, come si fa così, incrociate le dita. C'è sempre problemi e cose da fare su casa su 4 ruote, non si ci può mai rilassare. Oggi spesa al Lidl. Vediamo con cosa usciamo. Pane guttiao, non deve mai mancare nel nostro carrello perché Jessica ne va ghiotta. Frutta, verdura. Champignon. Dobbiamo muoverci perché inizia a aver fame. Le patate, sì. Carrellata fatta. E che il frigo pieno in casa su 4 ruote non manca, per fortuna. Meno male, vuol dire che non mancano i soldi per mangiare. È qui, Il problema è che una volta pieno questo, guarda, anche questo qua, adesso riempiamo anche questo. Abbiamo riempito anche questo. Guardate che mezzo che c'è qui al Lidl. Vediamo in quanti la riconoscono. Non è stata rifatta benissimissimo, c'è un po' di magagne. È la Fiat 500C, quella che si chiamava Giardinetta. Produzione del 1951-55. 16 cavalli. Questa c'ha l'aria condizionata come option. Ci siamo spostati dal parcheggio, abbiamo fatto neanche 2 km. Siamo in un altro parcheggio dove ci fermiamo a far pranzo, perché qua dietro c'è FedEx che devo aspettare le 3, è l'una. Quindi facciamo tempo che facciamo pranzo, loro aprono e vado a ritirare il pacco. Pranzo, abbiamo detto, facciamo le verdurine saltate. A caso non mi ricordo, dai, ci aggiorniamo dopo per il pranzo. Allora, io mangio i 2 spaghetti avanzati ieri che mi ha scaldato Jessica. Lì ho fatto i 2 piatti di macinato con il limone. C'è il pane. Cosa stai facendo? Sto facendo il grana per mettere la carne. Ah, ok. E poi c'è anche lo stracchino, mi sembra che abbiamo preso. Allora, intanto mangiamo questa roba qua, poi apriamo dell'altro. Alla fine il macinato col limone che ha preparato Jessica lo mangiamo stasera, perché deve stare un po' lì a macinare, che il limone cuoce la carne. E allora ci facciamo questi pezzi di salsiccia che erano avanzati da cuocere, così la facciamo andare. E intanto vi faccio vedere, la mia cappa è differente. Estrae aria di qua. Siccome c'è il clima acceso per Bernice, guardate però, non so se si nota dal video, il flusso di fumo come se ne va, ha una potenza sta ventola impressionante. L'unica cosa, devo creare tipo un case, una copertura, perché se ci metti il dito qua ti fai la bibbia alle ditina e non è bello. Cristiano ha già dato 2 volte. Dico tanto, poi lo faccio meglio, poi non ho mai il tempo e rimane così per diverso tempo. Finché io non lo sgrido. Finché Jessica non mi sgrida e poi mi dice nine, basta. Vabbè ragazzuoli, finiamo di mangiare. Qua è arrivato anche il besugo. Andiamo, va, che c'è la porta aperta. Ah no. Direttamente dal Sahara abbiamo Mohammed. Salam alecco. Alecco salam. Tutti i giorni. Come sempre, pranzetto terminato. Riordinato il camper, lavati i piatti e tutto. Come sempre mi è venuto un attacco di emicrania, mi sono dovuto prendere la pastiglia e rilassarmi un po'. Poi avevo un po' di cervicale, dolori è. E l'altro giorno ho comprato un balsamo di cavallo. Un balsamo di cavallo. Oh, ti cuoce, ti brucia in una maniera atroce, ma dove hai il male? Tipo l'altro giorno l'avevo messo nella parte lombare della schiena, perché avevo dolore lì, e mi ha dato effetto molto caldo e mi ha fatto effetto. Oggi l'ho messo, me l'ha messo Jessica, nella zona cervicale, perché mi sentivo un po' di carico lì, e l'ho fatto mettere anche un po' nella schiena, anche se non avevo dolore, un pochettino, ma poco poco, quasi nullo. E infatti nella schiena non mi si sta scaldando, ma nel collo mi sta bruciando. Oh, sicuramente non fai miracoli, nel senso, perché il miracolo non lo fa neanche lui, però allieva dolori di stress muscolari, cose varie, fatta con cose naturali. Mi brucia anche a me, perché anche io stanotte qualcuno deve tenere l'aria condizionata tutta la notte accesa, qualcuno. Cioè c'è l'aria condizionata accesa da stamattina e fa finta di avere il fiatone. Che cattiva monnella. E quindi
Siccome abbiamo dovuto tenere tutta la notte l'aria condizionata accesa, stamattina avevo il collo duro, anch'io lo metto, sto pigliando fuoco. Bomba! Ora sono praticamente le 3, andiamo a ritirare il pacco da FedEx. Entriamo in ufficio e vediamo cosa ci dicono. Sono uscito da FedEx, per fortuna, purtroppo, nel senso, il corriere è ancora in giro e tarderà un'oretta e mezza buono. Sono le 3:15 e l'ha chiamato davanti a me e gli ha detto che non sarà prima delle 4:30 qua. Gli ho lasciato il telefono di chiamarmi quando arriva, in modo che se siamo in zona almeno prima arriva e me lo danno meglio. Ora andiamo a fare 2 commissioni e poi torniamo qua. Ci siamo spostati per andare a fare le commissioni. Ci siamo fermati a fare il pieno di gasolio, già che c'eravamo. Questo giro di qua no. E ora sono venuto a ritirare la posta, perché ho fatto ora, ho cambiato il domicilio e l'ho messo in qua, in questa sede qua, a Sassari. Andiamo a prendere 2 cose. Sì, per breve tempo. Manco io ci credo. Rulli di tamburo. Quanto abbiamo speso al Tecnomat? 1,15 euro. Impossibile. Cioè, no, è impossibile. Una scatoletta dei fusibili. No. No, torniamo indietro. Andiamo, lasciamoli 50 euro. Qual quadra non cosa. No, c'erano altre 2 cosine che dovevo prendere, ma non avevano quello che mi serviva, quindi non l'ho preso. Per questa volta abbiamo speso poco. Seconda tappa, negozio Cino. Altra commissione del Cino fatta. Ora andiamo di nuovo un attimo all'MD, che ci siamo dimenticati un paio di cose da prendere. Veloci. Per finire la spesa. Veloci, veloci. E poi bisogna partire. Bisogna aspettare che ci chiamano per sto pacco. Sono le 4:30, quindi avete 5:15. Sperando che non si sia accappottato come le cucaracce col furgone in mezzo alla strada. Vabbè. Oggi è calda, però andiamo all'MD che fa fresco e c'è l'aria condizionata. Anche in camper. Anche in camper, sì. Siamo partiti e ci stiamo avvicinando già all'imbarco, salutiamo, niente, dritti come i muli, nessuno che saluta, boh. No, ma poi è bello che te... Però su tutti i gruppi Facebook che salutano tutti, vabbè, non è un problema, io sono educato. Parcheggio dentro il porto, ci sono diversi camper, ci siamo posizionati qua e aspettiamo domani mattina l'imbarco. Nell'attesa di imbarcarci domani... Stiamo cenando. Jessica ha preparato delle ottime melanzane, come? Boh. Con l'aceto. Sì, lo fate bollire, aglio, olio e prezzemolo, lo condite. Poi abbiamo scaldato un po' di pollo che era avanzato, ci abbiamo dei cipollotti, pane carasau, una burrata, i funghetti che ci aveva dato la nostra follower Pina, fatti da lei. C'è da finire un po' di cose. Pippo intanto si pulisce. Buona cena! Buon appetito! Era qua che mangiavamo e gli abbiamo chiesto a Alexa chi era. E sentite cosa... non lo so. Perché l'ho detto piano. Ora io glielo ripeto come glielo ho ripetuto prima e sentite cosa dice. Alexa, chi sei? Io sono Alexa Ricci e tu puoi dirmi quello che vuoi che io faccia, hai capito? Hai capito? Fa rabbia, napoletana è diventata. Ma io... La prima volta? Oh, basta le ali, zia. Cioè, vabbè. Fatemi sapere nei commenti se a qualcuno le era già chiesta sta cosa o se non gliel'ha chiesta e gliela chiede dopo che vede il video se dice la stessa cosa. Sono curioso. Tanto Pippo si mangia il formaggino. Il pecorino. Pecorino sardo. Io, ti piace il pecorino, eh? Finito cena, andiamo a fare 2 passi e poi andiamo a fare la nanna, che domani dobbiamo svegliarci presto anche noi. Quindi buonanotte e buon proseguimento.